E bracci ragazzi, beh, se non ho idea. Io sono Josh Inkesan, sono io di cui parliamo della partita di Spal Parma in cui finì 1-0 con la vittoria della Spal. Ragazzi, in cui nel primo tempo, ragazzi, segnato il gol dell'1-0, Andrea Petagna che ha concesso il gol dell'1-0, ragazzi, una vittoria molto importante, questa per la Spal, ragazzi, una vittoria molto importante che apre così alla prossima giornata di campionato. E quindi ragazzi, durante poi nel primo tempo il Parma ha provato la parità, ma non ci è riuscito ragazzi. Poi nel secondo tempo viene espulso Galbis Trifazza, che saltrò anche le prossime partite di Siam, una brutta espulsione da parte per il giocatore da parte della Spalla. Quindi ragazzi, quindi salta la prossima giornata in cui il Parma fallisce e fallisce contro la Spalla ragazzi, poi da qui ragazzi poi. E adesso raga, la Spal si porta a 3 punti che si porterà, anzi sempre che 3 punti non molto importanti ragazzi, che porterà al 17° posto. Una posizione molto brutta da parte per voi, diventa semplice che non basta vincere, Leonardo e che porta al 18° posto ragazzi, in zona di retrocessione ancora la Spal, in zona di retrocessione insieme al Genoa e Lecce, credo raga. E che non li porta, questi 3 punti non li portano via dalla zona di gestione. La Spal infatti in questa stagione sta perdendo moltissimi sconfitti, mi sta eludendo, da cui in estate, ricordatevi, dissi che la Spal avrebbe anche, potrebbe anche, poteva anche essere un'ottima squadra, ma la Spal sta fallendo, Leonardo Semplici sta macchiando questa Spal. Che per me non merita la decisione, è un'ottima squadra che lotta per la Serie A e lotta per il futuro, potrebbe trovare anche, non so, un'Europa League, ma saremo solo a vedere ragazzi. Intanto che il Parma viene da una brutta sconfitta, con una grande vittoria contro il Toro, per 3-2 che non ha registrato ragazzi, proprio per via di impegno, per via di vita privata. Quindi ragazzi, Leonardo Semplici che si porta questa grande vittoria, ragazzi, scusate prima con la mia madre che era passata, ho aperto pure la porta, non so se avete visto bene, ma scusatemi per prima raga. Quindi ragazzi che dire, per questa Spalla, come ho detto prima, merita molto di vincere e di puntare in alto al campionato. Ma staremo a vedere quale sarà il futuro della Spalla, in Serie B oppure rimarrà qui, ma staremo solo a vedere. Staremo a vedere raga. Intanto per il Parma con questa sconfitta non sta male ragazzi, anche per il Parma che poi viene lasciato in un'ottima posizione dove poteva anche lottare l'Europa League, ma male per il Parma, per me non meritava questa sconfitta, ma la Spal non serve molto a questa vittoria, ma serve molto di più al Parma. Ma comunque ragazzi che dire, dopo tutto, noi ci vediamo dopo con l'altra parte di sera e poi ci vediamo anche domani con l'altro continuo. E quindi ragazzi che dire, tutto. Ciao ciao.